Però dall'esterno, da ex imprenditore, devo dire che questa chiacchierata mi ha rincuorato molto, perché avevo anch'io un po' questi dubbi, un po' da italiota, del discorso della burocrazia, ma è incasinato, ma ci vogliono un sacco di tempi, ma poi i soldi non arrivano, ma vanno sempre gli stessi, i soliti raccomandati. In realtà, da Mi quello che ho dicevi una capito, è cosa. una questione di mettersi semplicemente un po' di impegno, sapere le strade giuste e i tasti da toccare, cosa di cui tu spieghi in maniera che spieghi approfonditamente all'interno del corso, e poi, come sempre, quando si vuole passare a livello superiore, innanzitutto hai le basi per scegliere a chi rivolgerti. E poi, insomma, se tu sei un piccolo imprenditore, non è che sei Ferrari. Quindi dicevi, è più difficile accedere a questi fondi grossi? Sì, ma se ti chiami Ferrari è anche più facile trovare i partner. Esattamente. Personalmente noi abbiamo seguito un comune che purtroppo ha passato la prima e la seconda fase, perché alcuni i finanziamenti, ti sto parlando dei grandi finanziamenti ovviamente, vanno anche in step, per cui noi abbiamo superato la prima fase, abbiamo superato la seconda, non abbiamo passato la terza, perché comunque tu hai un determinato numero di persone. Noi avevamo creato una partnership tra questo comune che aveva i requisiti per poter partecipare, l'Enel, mi pare due o tre grosse imprese, insomma, perché poi sì, più ci stava pure, avevamo dovuto chiedere pure al CERN per alcune cose, ma ti dico, dipende da che devi fare. Quello era per esempio per un discorso di efficientamento energetico. Certo. Per esempio, mo ci vuole, è molto facile poter accedere ai fondi per l'efficientamento energetico. Quelli sono fondi su cui è abbastanza semplice, perché resta una delle priorità dell'Unione Europea.